Finale primo secondo posto allora tra Roma e Borussia Dortmund, Italia-Germania. Allora tra poco sentiremo anche gli inni nazionali proprio per questa finalissima. Primo secondo posto Roma che ha strameritato nelle 5 partite giocate nel girone all'italiana di questa mattinata e il primo pomeriggio, ha vinto 4 partite, ne ha pareggiata una soltanto. Roma che dunque ha strameritato il primo posto con 13 punti. Borussia Dortmund invece che ha avuto la meglio, ma ve lo dirò dopo, prima gli inni. Sentito l'inno italiano, adesso sentiremo anche quello tedesco. Deutschland über alles, l'inno tedesco, Fratelli d'Italia naturalmente, l'inno azzurro che abbiamo sentito e che purtroppo non sentiremo nei prossimi mondiali, ce li godiamo così, insomma, ogni tanto. Magari c'è la Ferrari stasera, vince Vettel, li sentiamo tutti e due, quello magari, italiano e quello tedesco. Esatto, magari vince Cecchinato, Roland Garros, no, ha perso semifinale. No, quindi. Non più. Magari vince Wimbledon, chi lo sa. Ecco, vedremo. Roma-Borussia, finale a sorpresa perché per metà, fino alla prima fase sembrava Borussia fuori dai giochi, non ha segnato neanche un gol tutta la mattinata, ma non è neanche subito e quindi alla fine è riuscito a segnarli e non subire, è continuato a non subirli. Infatti eravamo in credito di spiegazioni perché se la Roma ha dominato, diciamo, il girone all'italiana, forse proprio perché era all'italiana, con 13 punti, 4 vittorie e un pareggio. Il Borussia Dortmund invece ha fatto 7 punti esattamente come il Krasnodar, ma ha una differenza reti migliore di più 2, quella del Krasnodar più 1, quindi passa proprio per un gol fatto in più. E non ha mai perso il Borussia Dortmund, soprattutto con 4 pareggi, 1 con la Roma, 0-0, l'unico pareggio della Roma proprio col Borussia, 0-0, e quindi aspettiamoci anche una partita sulla falsariga di quella del girone che io non ho visto ma che tu hai commentato, quindi lascio a te. Poco da segnalare, mi sembra, di capire come un po' parecchie partite della prima fase, poi il c'è stata la Roma che è andata vicino al vantaggio in più di un'occasione, ma c'è stato anche un tentativo di Raman di testa proprio sotto porta che non è riuscito a segnare l'1-0, quindi poteva proprio nel finale, tra l'altro, quindi poteva arrivare anche la beffa per la Roma, quindi 1-0-0 tutto sommato anche giusto. Qui Borussia che nella partita tra Roma e Krasnodar ha fatto un tifo infernale per la Roma con cori in italiano
vogliamo vincere. Forza Roma! Esatto, una roba del genere. E alla fine hanno esultato tutti quando c'è stato il rigore per la Roma, con tanti video con i cellulari dei loro allenatori. Cioè, una bella scena, il povero Krasnov che insomma, è stato un po' gufato nella partita decisiva, però alla fine... Allora, adesso può iniziare questa finale primo-secondo posto con Borussia Dortmund, che ha cambiato un po' di numerazione per quanto riguarda i giocatori, una sorta di lotteria. Adesso dovrebbe essere tutto molto chiaro e si riparte dal numero 14, Plöger, all'indietro per Robin Lisewski. No, sì, Lisewski che rilancia dove però c'è Guidi. Recupera palla Redcik, ancora Redcik, cerca il sinistro, il numero 10, Gökdeniz Gürpüz. Il Gundogan, il nuovo Gundogan, il nuovo Özil. Non lo dirò più nome e cognome perché... Gürpüz. Gürpüz. Non è, sembra una cosa un po' sgradevole, però Gürpüz. Tanti giocatori turchi, Emre Can, Özil, Gundogan, sono tanti giocatori che ormai giocano per la Germania di origini turche, ma perfettamente integrati da decenni ormai nella Germania. Intanto cerca ancora di lottare proprio Gürpüz sul tentativo di azione solitaria di Cioffredi, che ha segnato tantissimo questa mattina, 3 gol per lui. Attenzione al Reale, Filippo Reale va via sulla sinistra, Gammancino per Reale, Lisewski forse sfiora, anzi no, dice l'arbitro, allora rimessa dal fondo. Gran tiro di Reale, sembrava una soluzione. Ha preso un incrocio dei pali, tra l'altro pazzesco, proprio contro il Borussia Dortmund, ecco, dimenticavo questo dettaglio. No, ma giocatori che più volte hanno tentato il tiro da fuori, spesso anche riuscendoci, come per esempio hai detto tu Reale, lo stesso Guglielmelli, sono giocatori che quando possono vedere lo spazio tirano e spesso fanno male, una squadra di carattere, di personalità. Altavilla, ce lo ricordiamo l'anno scorso, un po' timido dopo l'episodio con Totti della fascia di capitano, ha fatto un gol pazzesco contro il Malaga, il gol più bello della prima fase, secondo Almaviva? Me. Almaviva? Sì, ah, Almaviva. Che è chiamato Altavilla. Sbagliato, Almaviva. Anche tu inverti le consonanti, esatto. Ormai, vabbè. È un po' ci di stanchezza. Stai da stamattina, insomma, che vi raccontiamo questa bellissima edizione 2018 del Lugano Champions Trophy, in onda peraltro su Champions Trophy TV. Bel numero qui di Ceccarelli, che è stato tra l'altro contro il Dortmund il capitano della Roma, adesso lo è invece Jacopo Mirra, che va al rinvio, ma c'era prima un'azione fallosa da parte del gigantesco attaccante. Qui rivediamo la ruletta di Ceccarelli. Anche Jacopo Mirra, pur essendo un difensore, quindi non essendo stato coinvolto in nessuna delle azioni della Roma, ha giocato un torneo strepitoso, il leader difensivo è anche capitano, insomma sappiamo che i capitani della Roma sono sempre una specie a parte quasi di giocatori. Ancora un recupero da parte del Dortmund, poi palla profonda, attenzione Guglielmelli, Guglielmelli, esce il portiere, Guglielmelli, la Roma in vantaggio al terzo minuto con Claudio Issa, Guglielmelli. La sua capacità di inserire, di aggredire gli spazi col fisico che ha è fondamentale, ancora più decisiva in una partita tra ragazzi di 12 anni, un giocatore che insomma ha una superiorità fisica devastante, l'ha dimostrato, si è bevuto il portiere con grande facilità, poi molto bravo a portavoce, non era facile con la pressione dei giocatori che rientravano da dietro. Adesso magari andremo a rivederlo il gol, mentre un altro errore difensivo da parte del Dortmund, prova ad approfittarne Ceccarelli, poi Filippo Reale. Adesso il Dortmund deve fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno in questo torneo, ovvero fare gol alla Roma, non c'è riuscito nessuno. È bravo invece Dabrowski ad accompagnare il pallone in out. Eccolo qui il gol, Ceccarelli lancia in profondità, forse con la punta del piede la sfiora Guglielmelli, quel tanto che basta mettere fuori gioco Robin Lisewski, che si è avventurato in questa uscita, sembrava peraltro in vantaggio Lisewski, ma forse è stato davvero Guglielmelli a toccargliela con la punta, a sfiorarlo forse davvero con la punta del piede, bravissimo Guglielmelli, che poi a porta vuota nonostante la pressione di un difensore è riuscito a segnare. Ancora Guglielmelli, prova ad andare lui sempre con il gran fisico ma soprattutto con i grandi anticipi, palla dentro, attenzione il tentativo di Ceccarelli per il 2-0 della Roma al quinto minuto, in 2 minuti la Roma prova a chiuderla immediatamente, questa volta il numero 10 Ceccarelli
che davanti a Lisewski non sbaglia, un gol altrettanto bello e un gol viziato ancora dal numero 6 Guglielmelli, strepitoso, ma bravo anche Ceccarelli con grande freddezza davanti alla porta. Esatto, tra l'altro i giocatori davanti al portiere non sbagliano mai, questo è il primo gol. Eh sì, gliela tocca proprio Guglielmelli, tocca... da questa inquadratura si vede proprio bene. E questo è il piattone di precisione di Guglielmelli, sì, numero 10 della Roma, di solito non sono mai giocatori banali. Banali, no, sarebbe stato, esatto, bello vedere tutta l'azione. Cucchiaio anche. Ora d'esterno, addirittura Ceccarelli per Guglielmelli, area di rigore con la rabona, Guglielmelli, e poi di tacco Cioffredi, no vabbè, sarebbe stato un gol pazzesco questo. Sì, sì, si stanno esaltando i giocatori della Roma, Borussia mi sembra un po' in confusione, 1-2 i primi 5 minuti è brutto. Ma voglio rivederla tutta però, qui, perché rabona da parte di Ceccarelli e tentativo, no, prima c'è, cioè, l'esterno di Guglielmelli, poi Ceccarelli con la rabona e poi Cioffredi voleva chiudere in bellezza, di tacco. Si è salvato Lisewski, si è salvato il Borussia, ma che azione pazzesca. Sì, le qualità che avevamo intravisto nel corso della giornata della Roma stanno venendo fuori tutte adesso, molto più importante, questa è una qualità, Ceccarelli sta facendo, ha giocato 5 minuti pazzeschi, sì, è una qualità dare il meglio nelle partite più importanti, quindi insomma tanto di cappello a questa squadra, ma attenzione. Gurpius riesce a toccare il pallone contro Paolocci. Pallone non va in angolo, non va in rimessa laterale, però riconquista palla il Dortmund. Alla fine c'è un colpo di tacco quasi involontario da parte di Mirra che favorisce l'uscita del portiere Christian Guerrieri. Guerrieri che poverino, magari è un grande portiere, però non lo sappiamo perché praticamente non gli hanno mai tirato in porta in tutto il torneo. No, però devo dire che è un grande portiere falconaro che ha fatto, sì, davvero partite delle parate strepitose. Attenzione, Guglielmelli, area di rigore, qui ha rischiato anche tanto il Borussia perché con un tocco Guglielmelli andava giù in area, visto che ha preso il vantaggio con il corpo, si è frapposto tra difensore e pallone, è stato bravissimo ancora una volta Guglielmelli con il fisico. Qui insegue il pallone Adamčík, ma senza problemi in uscita la Roma nel disimpegno su Reale che vuole giocare di prima per Ceccarelli. Reale, altro giocatore di grande qualità, soprattutto col suo mancino. E adesso è Feola per la rimessa laterale. Almaviva, tocco sotto per Reale, posizione di fuorigioco. Una giocata bellissima di Almaviva che ha giocato un grande torneo, lui è andato magari lui un po' incalando rispetto ai compagni, è stata una grande mattinata per lui, ancora Guglielmelli devastante. Guglielmelli in anticipo su Gurpius, Guglielmelli apre benissimo su Reale, attenzione a sinistro di Filippo Reale, cerca ancora una volta quell'incrocio lì, questa volta non lo trova, Lisewski si salva. L'altro cercano sempre soluzioni difficili e spesso gli riescono, però hanno una fiducia totale dettata anche dal doppio vantaggio, però anche una autostima, una quasi arroganza, se passi il termine, positiva. A 11 anni si sentono onnipotenti, si sentono in grado di fare tutto e sta riuscendo quasi tutto adesso anche qui Almaviva, grande grande numero. Cioffredi, Guglielmelli, un dribbling, Guglielmelli ancora, ci arriva con la punta del piede Guglielmelli e qui è per l'altruismo. Tocca in fuorigioco il pallone per Ceccarelli, peccato perché qui Guglielmelli poteva anche calciare lui, ha scelto invece l'altruismo e il tocco in profondità con Ceccarelli che mi sembrava in effetti al di là della linea, sì, difensiva del Dortmund. Sì, dalla sensazione di poter arrivare in porta, entrare in porta col pallone, Borussia Dortmund ci sta capendo poco. Qui bravissimo però Guglielmelli con l'esterno, sì, sì, tra l'altro, sotto le gambe qui Ceccarelli di Lisewski che nulla poteva. Ma raga, gli rimbalzano addosso i giocatori anche, sì, qui. So. A parte che il tocco, sai che forse, ma non so, non si è visto bene. No, però mi è sembrato l'esterno di Guglielmelli. Forse poteva esserci un tocco, quindi diciamo la non giocata in questo caso, ma insomma vabbè, adesso è un po' complicato. Il VAR? No, non c'è. Almeno a 11 anni, insomma. Lasciamo. Avranno tempo per imparare a usarlo. Intanto c'è ancora una Roma che guadagna qualsiasi cosa, rimesse, punizioni. Sì, qua sfortunato Justus Zimmermann. Totale dominio, non mi aspettavo un inizio così autorevole. Borussia che aveva giocato bene nelle ultime partite di girone, però insomma la miglior Roma del torneo se la sono lasciata per la finale. Guglielmelli controlla dietro per Jacopo Mirra.
che apre a sua volta per William Feola. Va in profondità, guarda la velocità di Guglielmelli che vuole tenere in gioco questo pallone, non ci riesce, ma ha dato almeno due metri al numero 14 Dustin Plöger. Liseschi si prende tutto lo spazio possibile per andare a un rinvio probabilmente lungo. Ancora Plöger. Non so neanche dirti che ruolo gioca Guglielmelli, perché ha iniziato la giornata da difensore, poi adesso sta facendo il trequartista. Vabbè, diciamo che è un Desai, non lo so. Sì, ma Gullit giocava da in ogni ruolo con una strabordanza fisica impressionante, davvero un giocatore impressionante che ha dalla sua anche questa struttura fisica che finché rimarrà un giovane gli farà sempre fare la differenza, secondo me. Paolocci ancora per Guglielmelli, che in qualche modo tiene il possesso del pallone, da un gran pallone a Cioffredi, posizione regolare, dentro c'è Reale, Cioffredi la sterzata, attenzione, Ceccarelli, uno contro uno, Reale ancora però, vogliono entrare in porta col pallone, ma lo fanno superando la linea difensiva del Dortmund, anche qui Ceccarelli altruista, serve Reale che era al di là della linea giallonera. Si sta un po' esagerando la Roma, e adesso sì, vuole quasi Leziosa, sì, fare il calcio champagne, che non è esattamente, anche perché essendo bambini di 11 anni lo champagne può fare calcio succo di frutta, esatto, possiamo dire. Calcio così, integratore, non lo so, al limite. Qui scivola malamente Edis Recic, allora dal via libera proprio a Reale, che adesso si ferma e temporeggia in attesa di compagni, tra i quali c'è William Feola che tocca per Jacopo Mirra, ancora centralmente Guglielmelli, l'appoggio è per Almaviva, ancora Almaviva con l'esterno Ceccarelli, posizione regolare, ora potrebbe calciare Ceccarelli, palo gol, ma che gol del numero 10, segna ancora lui, ancora Andrea Ceccarelli, doppietta all'undicesimo minuto. Ancora la Higuain di Ceccarelli con la potenza e la precisione con cui ha calciato di destro, da fermo quasi, gol bellissimo per un bambino di 11 anni che dopo aver deliziato la platea con tanti suole, giocate di fino, quindi potenza con l'aiuto del palo, gol bellissimo, gol bellissimo. Abbiamo anche una classifica cannonieri? Sì, allora c'era Cioffredi a quota 3, ma Ceccarelli direi che il rigore non ho preso nota di chi l'abbia segnato. Almaviva quindi a 2, Ceccarelli no, è a 2, perché erano incredibilmente i suoi primi gol nel torneo. Adesso è Gürpus che prova a far fuori Almaviva, che torna su di lui. Gürpus riesce a inventare, pallone però decisamente troppo lungo per Raman. Sì, Cioffredi 3, Almaviva 2, Ceccarelli 2, Guglielmelli 1. E dunque sono 8 gol totali della Roma nel torneo. Vabbè, manca ancora una ventina di minuti. Sì. Vedremo cosa succederà e chi vincerà il Picicci. Esatto. Vogliamo usare termine spagnolo. Sì, nelle altre squadre direi che non ci sono giocatori a quota 3, quindi c'è Ayala a 2 del Chelsea, ma Sibirski a 2 se non sbaglio, per il resto però rimane Cioffredi. Sì, nelle sue prime tre partite peraltro ha segnato tutti i gol nella zona Cioffredi, ovvero tutti al quindicesimo minuto. Quindi aspettiamo anche lo scadere del primo tempo, magari si sveglia anche stavolta. Non è male la zona Cioffredi. Intanto Feola, hanno tutti voglia proprio di partecipare alla festa. Qui è Zimmermann che appoggia per il tentativo del numero 8 Sadeghi, forse uno dei migliori del Dortmund. Sadeghi va in porta, la respinta e poi ancora un tentativo da parte di Vetien con la doppia parata di Guerrieri. Bravo Guerrieri qui, soprattutto a rimanere concentrato, connesso all'azione dopo il tiro respinto, ha subito rialzato e l'ha trovata. Difficile però, bravo lui. Chissà se Feola, che ha un cognome storico per il calcio brasiliano, era il CT del Brasile, primo campione del mondo con Pelé, chissà se ha origini brasiliane. È un po' complicato saperlo. Continua a essere minacciosa, Borussia non riesce a superare i 20 metri. Sì, ha avuto un'occasione, ma al 14esimo. In tre adesso non riescono a far ragionare il Borussia, che difficilmente supera il centrocampo. Infatti
rimessa credo che sia per il Borussia. Sì, con Aydin che viene sovrastato e va lui a rimettere in campo, a rimettere in gioco questo pallone per Sadeghi. Ancora una volta Almavivia è perfetto, poi viene messo giù nonostante il vantaggio di Ceccarelli. L'arbitro sceglie per il fischio e quindi per la punizione in favore della Roma, che sta vincendo 3-0, doppietta di Ceccarelli e gol dell'apertura di Guglielmelli. Ora Paolocci va da Cioffredi, che torna da Paolocci con un gran pallone anticipato. Paolocci che forse non si aspettava la precisione del passaggio di ritorno da parte di Cioffredi, si è un po' distratto. D'altra parte siamo nella zona Cioffredi, quindi al quindicesimo Cioffredi è capace. Allora direttamente da calcio d'angolo il numero 4, Sebastiano Cioffredi, chiama a sé Guglielmelli. A dar fastidio c'è Vetien e anche Recic. 1-2 tra Guglielmelli e Cioffredi, ancora Cioffredi, ne dribbla 2. La sterzata di Cioffredi che rimane anche in piedi dopo lo sgambetto, poi serve Guglielmelli. Guglielmelli attaccato, non perde palla, ancora Guglielmelli, arriva Almaviva, alla fine arriva soprattutto il fischio dell'arbitro. Che poi è molto fiscale sulla posizione della punizione. Cioffredi, Paolocci, sbaglia l'appoggio. Rimedia per un attimo Paolocci, poi il Dortmund prova ad andare in contropiede, ma come al solito c'è Guglielmelli che poi subisce anche il ritorno qui di un giocatore del Borussia Dortmund. Primo tempo dominato dalla Roma dall'inizio alla fine, senza, poteva, sono anche pochi tre gol di vantaggio. Duplice fischio, finisce 3-0 il primo tempo tra Roma e Borussia Dortmund. Allora ci ritroviamo tra poco per vedere il secondo tempo di questa finalissima del Lugano Champions Trophy edizione 2018. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, altri 15 minuti e poi la Roma potrà trionfare 3-0 avanti la squadra allenata da Antonio Rizzo, con al terzo minuto il vantaggio di Claudio Issa Guglielmelli, al quinto Andrea Ceccarelli, all'undicesimo ancora Andrea Ceccarelli, eccoli qui inquadrati i due che stanno decidendo questo match. Insomma, per la Roma sarebbe una bella vittoria a livello giovanile, con il primo posto in questo Lugano Champions Trophy dopo una semifinale di Champions dei grandi. Beh, insomma, dai, diciamo che a livello internazionale mettiamo un piano leggermente diverso, però sì. Vabbè, grazie. Però sì, abbastanza, peraltro battendo la Roma dei grandi, insomma, squadre fortissime come il Chelsea, il Barcellona, insomma, grande, grande stagione. Adesso vediamo se la Roma riprenderà sul tono un po' quasi canzonatorio con cui ha chiuso un po' il primo tempo, perché insomma hanno abbondato in giocate spettacolari che insomma con qualche anno in più si potrebbero anche pagare. Per fortuna c'è comunque un divertimento davanti a tutte le altre cose per questi bambini, quindi insomma la giocata spettacolare viene vista sempre in maniera positiva e mai derisoria. Adamčík perde palla, Guglielmelli, il tocco per Ceccarelli, incredibile, ha visto l'altra porta probabilmente, quella dietro, quella dei grandi, ha cercato di metterla sotto l'incrocio, ma quella dei professionisti probabilmente. Si sarebbe portato il pallone a casa. Ancora Guglielmelli e Ceccarelli, il 6 e il 10 sugli scudi. Qui clamoroso l'errore però di Ceccarelli, eh. Però anche la palla di Guglielmelli, che è chiaramente facile, però insomma la messa perfetta. E sì, non è soltanto fisico e forza d'urto, ma anche piedi finissimi per questo ragazzo. Ancora Guglielmelli a rubar palla al numero 9 Dalgic, mentre entrerà in campo con il numero 16 Luke Raman. Tra l'altro il numero 18 Adamčík, che ora lascia il campo. Prima ha fatto l'attaccante, adesso faceva il difensore centrale, deve essere ancora la scuola tedesca. Forse cercava di sfruttare la sua potenza fisica l'allenatore del Dortmund. Intanto ci prova proprio il Borussia con il numero 19 Justus Zimmermann, uno dei pochi cognomi realmente e nomi realmente tedeschi di questa formazione, che vede Biseschi, Aydin, Recic, Sadeghi, Gürpüz, Nzeba Bost, Plöger, ecco Plöger un altro probabilmente, poi Vetien, Raman, altro tedesco, Dabrowski, Adamčík, Zimmermann, Kierke, Lea. Credo di aver nominato almeno tre, forse, di origini solo tedesche. Intanto recupera palla ancora il Dortmund, che riparte da dietro dove c'è proprio Plöger.
ancora verso Zimmermann che fa andare Gürpüz, ancora Gürpüz vuole andare in azione solitaria, poi forse cercava il tocco per Aydin, ma viene fermato. Allora Cioffredi, c'è Guglielmelli in mezzo al campo, Cioffredi attende qualche minuto per servirlo, allora Almaviva, non gli viene chiamato l'uomo alle spalle e perde per un attimo il contatto con il pallone, ma recupera. Intanto è entrato in porta con il numero 3 di 12 Flavio Falconaro, che ti dicevo ha fatto delle belle parate nelle partite che ho visto qui. Anche contro il Malaga è stato molto bravo nel finale, con Malaga che cercava di accorciare la distanza, ha fatto due belle parate tra gli applausi dei compagni. Stavo notando un fatto di mondiali, Gaia, che Jacopo Mirra è nato il 10 luglio 2006, ora il giorno dopo la vittoria dell'Italia ecco, a Berlino, e quindi insomma che sia ben augurante per la sua carriera, uno con la faccia di capitano della Roma, insomma. Eh sì. Sembrano dettagli, come Cassano e Gilardino che hanno vinto il mondiale. Vero, nati, '82, esatto, sì. Nati nel luglio 82. Il pallone di Paolocci in profondità per Guglielmelli. Solo Gilardino ha vinto il mondiale, in realtà, Cassano. Sì. Guglielmelli, area di rigore, la frenata. Guglielmelli, Ceccarelli, ancora una chance, il tacco per Reale. Sempre la coppia Guglielmelli-Ceccarelli, adesso Almaviva cerca la conclusione a giro con il destro Liseschi. Sì, la Roma a sprecare molto, davanti al portiere vogliono tutti entrare con la testa nella porta. Ma secondo me Ceccarelli vorrebbe fare il terzo gol, quantomeno per eguagliare magari Cioffredi, ma secondo me soprattutto perché una tripletta in una partita ti porti a casa il pallone. Ah certo, funziona anche per a spaccare questi poi i quadri dei genitori, sì, in casa, perché questo pallone pesante, cioè, anche non è molto indicato nei corridoi. Spero che abbia modo di sfogarsi in una superficie più ampia Ceccarelli, che comunque insomma mi sembra un giocatore comunque già adulto per la mentalità, anche per il modo in cui si è disperato, no? Sul 3-0, sì. Era affranto dopo quell'errore che ci sta, abbiamo visto sbagliare gol peggiori a giocatori più celebrati di Ceccarelli. Cioffredi, Almaviva lotta insieme a Zimmermann, poi prova a uscire Vetien, in qualche modo Mirra. Ora Vetien, non riescono a tenere in campo il pallone i giocatori del Dortmund. Chance anche per Manuel Nardozzi. Quando mancano 10 minuti, esce proprio Ceccarelli. Ha avuto tante occasioni nelle prime partite, non ha segnato, ma molta sfortuna. Un palo, occasioni fuori di poco. Insomma, un giocatore che ha avuto tante chance per segnare. Secondo me potrebbe anche lui. E a mio avviso, la vera prima punta, perché finora, insomma, con Ceccarelli, Reale, Guglielmelli c'è stato più una Roma alla Spalletti, no? Col falso 9, mentre invece Nardozzi è proprio un giocatore, una prima punta. Adesso si sta scaldando anche Della Rocca, altro giocatore che mi è piaciuto moltissimo. Anche a me. Funambolo. Sì, sulla destra, strepitoso, anche contro il Chelsea nella prima partita. Si scalda anche a lui, insieme a lui anche Schietroma. Guglielmelli, palla dentro, Guglielmelli la tiene in gioco, no, e allora è calcio d'angolo, peccato per Nardozzi che era lì, sfortunato pronto. Anche stavolta, esatto. Lì è pronto e gli ha provato il gioco, non è fortunatissimo Nardozzi. Però ancora Guglielmelli, certo, ancora che Schietroma non è che potesse giocare nella Lazio, no. Devo dirla meglio questa per lui, così. Meglio per lui. O Schietlazio. Guglielmelli. Cioffredi dentro per Nardozzi che non controlla il pallone, poi Gürpüz, Nardozzi gliela porta via, fischia il fallo però l'arbitro. Al rinvio Raman, palla all'indietro per Liseschi. Prova a partire da dietro adesso il Dortmund, ma sbaglia. Nardozzi ne approfitta, cerca subito un pallone centrale, ma non ci sono compagni, allora deve temporeggiare Nardozzi. Qualcuno ad aiutarlo. Reale, che fa carambolare il pallone contro lo stinco di Edis Recic. Guglielmelli ancora per Almaviva. Un tunnel di Almaviva con la suola. Guglielmelli. Paolocci,
cerca addirittura la conclusione, non granché, del numero 5 Gabriele Paolocci. Quindi i loro numeri, le loro giocate personali sono anche molto sincronizzati, perché non si pestano mai i piedi, hanno sempre una concezione dello spazio proprio dei compagni, come se davvero cosa che è, poi in realtà giocassero a memoria da anni, ma lo mettono in pratica in partite anche di una certa importanza, come può essere per un bambino di 11 anni una finale di un torneo. Siamo circa a metà di questo secondo tempo, Almaviva riconquista palla, è entrato Della Rocca al posto di Cioffredi, proprio pallone dentro per l'inserimento sia di Nardozzi sia di Della Rocca. Liseschi però aveva letto le intenzioni di Almaviva, gran pallone però di Almaviva. Sì, sempre la giocata più difficile, più complessa in verticale, sempre rischiando, e insomma un allenatore che vede un giocatore di 11 anni con questa padronanza e sicurezza non può che essere deliziato. Che pazzesca giocata di Guglielmelli, ed è 4-0 per la Roma al nono minuto del secondo tempo. Sombrero di Guglielmelli che parte in posizione regolare sul lancio dalle retrovie da parte di Paolocci, eccolo qui, parte alle spalle di Raman, poi lo supera in pallonetto, coscia e doppio sinistro, prima il controllo e poi a giro sul secondo palo. Vabbè, che giocata. Perché l'anno scorso l'avevamo visto Guglielmelli, Gaia non era così forte. Beh, però era forte, un giocatore fisicamente superiore, ma tecnicamente non così, non era quasi come dire irridente nei confronti degli avversari. Poi si è detto ovviamente col massimo rispetto e con la massima entusiasmo anche per queste giocate, ma un giocatore assolutamente MVP del torneo. Ma nettamente, ma rispetto a quelli che abbiamo visto nelle passate edizioni, qui sembra davvero un giocatore di 2-3 anni in più, ma non soltanto per l'aspetto fisico, ma anche per l'aspetto tecnico e per la sicurezza con cui esegue queste giocate con velocità nello stretto. Ma insomma, grandissimo giocatore. Paolocci intanto col suo bel lancio da dietro, tra l'altro, ha favorito l'inserimento di Guglielmelli per il 4-0 della Roma. C'è un fallo secondo l'arbitro ed è di Della Rocca. E allora Aydin con questo lancio in profondità cerca di tenerlo in gioco senza buoni risultati qui il Dortmund. E allora 5 alla fine, 4-0 Roma. Il pallone deve uscire dall'area anche tra i bambini, ma sono errori che si vedono anche tra i grandi, per cui sì, insomma sì. Non stupitevi. Ancora verso Guglielmelli questo pallone, con Aydin va a chiudere verso Liseschi, il rilancio sull'attacco di Della Rocca. Tentativo adesso in area di rigore con il numero 15 Vetien, viene fermato, poi arriva Dalgic. Okan. Poi Gürpüz. Poco da dire, 4 minuti finali con Roma che ha trovato il risultato di quelli che abbiamo visto più largo proprio in finale. Di solito ci sono dei 7-0, degli 8-0 in questi tornei nelle prime fasi per scremare le squadre un po' meno forti. Invece la Roma si è riservata la sua vittoria più larga proprio in finale. Questo fa capire quanto abbia giocato bene, quanto questi giocatori abbiano ben presente l'importanza delle partite per avere 11-12 anni e una qualità mica male. Adesso rimessa laterale per il Dortmund, con Guidi però bravissimo a chiudere. Ora Daniele Guidi che protegge, anzi si tratta di del numero 7, chiedo scusa, era Lorenzo Schietroma. Poi Zimmermann. Ancora Zimmermann mette in rimessa laterale. 3 al termine e 4 il gol della Roma. C'è un problema però qui, mentre si prende anche un po' di sole sugli spalti. Sono le 17:23 e ci sono 28 gradi qui allo stadio Cornaredo di Lugano. Insomma, non pochi, eh? È iniziata l'estate, ce ne siamo accorti, direi.
Brutto controllo di Almaviva, questa è un po' una notizia. Ma c'è comunque rimessa laterale per la Roma. Guglielmelli, anche lui non benissimo. Gürpüz, ma Guglielmelli poi si fa perdonare immediatamente. Rilancio in avanti. Nardozzi fuori gioco. Sì, sì, hanno scattati tutti e due in anticipo. E quindi hanno finito fuori gioco, qui insomma. Eccesso di fiducia. Peraltro gran palla di Guglielmelli, sì, anche qui. Doppio cambio per il Dortmund. Entra con il numero 8 Sadeghi. E con il numero 17 Dabrowski. Guidi. La rimessa laterale è per la Roma. Problema qui, attenzione al volto per Lorenzo Schietroma, probabilmente inavvertitamente colpito da Dabrowski. Viene da dire inavvertitamente, ma adesso vediamo, ma insomma non credo, ma che sì. Non abbiamo visto minimamente scorrettezze in questo bellissimo torneo. Queste le facce un po' sconsolate dei giocatori del Dortmund. Quelle sorridenti invece dello staff tecnico della Roma. Questa è un po' la brutta copia di Jürgen Klopp, eh? Sembrava con gli occhiali biondo. L'entusiasmo dei genitori, dei bambini che hanno seguito qui a Lugano la squadra, insomma, è sempre bello avere anche dei tifosi sugli spalti in queste partite. Paolocci, poi Aydin, riesce a servire Okan. Dalgic. Poi Paolocci per la rimessa laterale. Guglielmelli fa passare per Nardozzi, che cerca di evitare il ritorno di Zimmermann. Poi Gürpüz per Okan, messo giù. E c'è calcio di punizione con Gürpüz che non si accorge della fiscalità dell'arbitro. Allora lascia Aydin questo calcio di punizione quando mancano 20 secondi al trionfo della Roma. Aydin apre il gioco sulla destra. Zimmermann anticipato da Guglielmelli. C'è ancora però Sadeghi che riesce a evitare un giocatore della Roma, ma non a servire un proprio compagno. Allora è Schietroma ad andare in velocità. Fermato, fallo in favore del Dortmund. Scade adesso il trentesimo. Mirra. E finisce qui dunque, la Roma vince l'edizione 2018 del Lugano Champions Trophy 4-0 in finale contro il Borussia Dortmund. Al terzo Guglielmelli, al quinto Ceccarelli, all'undicesimo ancora Ceccarelli, al ventiquattresimo la doppietta di Guglielmelli. La gioia di Guglielmelli, quella di Ceccarelli. Doppiette per tutti e due e Roma dunque che vince l'edizione 2018 del Lugano Champions Trophy, la vince con 5 vittorie e un pareggio in tutte le partite disputate. Direi che la vince assolutamente meritatamente. Assolutamente meritato, non ho subito neanche un gol. Lo 0-0 col Borussia è diventato 4-0 in finale, questo proprio per farvi capire come la squadra ha elevato il proprio livello in occasione delle partite più importanti. Il torneo dominato dall'inizio alla fine, raramente ha concesso tiri in porta, ha sprecato tantissime occasioni per vincere le partite di goleada. Complimenti a questa squadra, ci sono almeno due o tre giocatori che non mi stupirei di ritrovare quantomeno a livello di allievi o primavera e tra 4-5 anni. Speriamo anche magari di trovarli nella nostra nazionale, che ha tanto bisogno di recuperare qualche così talento per il futuro. E allora finisce così con il primo posto per la Roma, il secondo posto per il Borussia Dortmund, al terzo posto il Chelsea, al quarto posto il Krasnodar, al quinto posto il Malaga, al sesto posto il Lugano. Questa è l'edizione 2018 del Lugano Champions Trophy, grazie a Giuseppe Pastore. Grazie Gaia. E allora ci ritroviamo l'anno prossimo con questa bellissima edizione di questo torneo a livello giovanile, una delle più importanti a livello internazionale. Adesso a voi la premiazione finale. Ciao a tutti.